Vorrei invitare la comunità a seguirmi nella lettura di due versetti, versetti introduttivi al culto che seguirà. Il primo si trova in Apocalisse 15, versetti da 2 a 4, la prima parte. Quindi Apocalisse 15, versetti da 2 a 4. Dice così: e vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul suo numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio e cantavano il classico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente. Giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome? L'altro versetto si trova in Geremia. Geremia 31. Versetti che vanno da 35 a 36. Geremia 31, da 35 a 36. Così parla il Signore, che ha dato il sole come luce del giorno e le leggi alla luna e alle stelle, perché siano la luce alla notte, che solleva il mare in modo che ne mugghiano le onde, colui che ha il nome il Signore degli eserciti. Se quelle leggi verranno a mancare davanti a me, dice il Signore, allora anche la discendenza di Israele cesserà di essere per sempre una nazione in mia presenza. Ed ora invito molto volentieri il fratello Beniamino, che si occuperà della meditazione di questa mattina. Buongiorno cari fratelli e sorelle, siamo qua per volere di Dio, perché questa mattina il Signore vuol darci un messaggio. Non voglio essere io a darvi il messaggio, ma il Signore, perché noi siamo troppo fallaci e facilmente possiamo scivolare in parole anche inutili. Però il Signore è la verità. Lui è colui che guida noi e sarà il suo spirito a guidare le mie parole nella vostra presenza. Vogliamo iniziare leggendo il Salmo 133. Mentre mi trovavo in Inghilterra e influenzato pure, chiusa tra le mura, avevo tempo da perdere e mi sono messo a sfogliare la Sacra Bibbia in lingua spagnola e avevo letto diversi salmi, il 23, il 117, quei salmi brevi, corti, perché non conoscendo la lingua spagnola allora bisogna essere ristretti. E in ultimo mi sono calato sul Salmo 133, dove ho riscontrato una grande verità che nella lingua italiana non c'è. Dice così: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorano assieme. C'è una parola in più: che sono insieme armoniosamente. Questa parola mi ha bloccato. Questa parola mi ha fatto molto riflettere. Essere insieme è bello, però se non c'è armonia, che ci facciamo insieme? Che ci facciamo insieme?
vivere in armonia. Scrutando la Bibbia ho trovato dei versetti il quale ci portano degli esempi che prima di noi, di famiglia, di persone, il quale non tanto vivevano in armonia. E difatti, prima di scendere in questi esempi, Gesù dice che due fratelli, due cristiani, due fedeli, se non si accordano, non possono chiedere a Dio. Se due cristiani non si accordano, non possono camminare insieme. Ho pensato, questa parola accordo, cosa significa? Significa vivere armoniosamente. Accordo significa armonia, perché l'armonia non può esistere senza accordo, e se non c'è accordo l'armonia non c'è. Vanno insieme queste due parole. È vero che ci sono molti che conoscono la musica, io non tanto la conosco, però vado così per intuito. Se non c'è l'accordo non si può stare insieme. Se non c'è l'accordo, l'armonia noi ce la sogniamo. E difatti ho detto che ci sono alcuni esempi nella Bibbia. Il primo esempio è quando Mosè, giunto con tutto il popolo di Israele ai confini di Canaan, manda 12 spie a Canaan per spiare il paese. Queste spie fanno il loro compito, tornano e danno il loro resoconto. Allora, 10 erano sfavorevoli, 2 erano favorevoli. Mentre prima il popolo, prima di queste spie essere mandate in Canaan, c'era una grande maggioranza che era d'accordo di andare in Canaan, di acquistare Canaan, di sconfiggere i cananei. Quando poi queste 10 spie hanno dato il loro resoconto, no, e là ci sono i giganti e noi non possiamo fare niente e noi non abbiamo le armi che hanno quelli, quelli hanno carri armati, cannoni, bombe a mano, hanno tutto, ma noi, mentre gli altri due dicevano, fratelli, sorelle, noi abbiamo Dio, e Dio al di sopra delle bombe, dei cannoni, dei carri armati, degli aerei, di tutto. La maggioranza del popolo accettò le prime deposizioni e il popolo ebbe paura. Qual è stata la conclusione? Che sono rimasti nel deserto per 40 anni, non per qualche giorno in più, per 40 anni. Allora possiamo notare in questo frangente che non c'era armonia, non c'era accordo. Le 12, i 10 con i 2 non andavano d'accordo. E questa discordia fra questi 12 causò il malessere di tutto il popolo. C'era una famiglia nell'Antico Testamento che noi la conosciamo molto bene, che il marito si chiamava Isacco e la moglie Rebecca. Questa è un'altra bella storia per dire a che serve l'accordo. Allora, che succedeva? Isacco si era inclinato verso Esaù e Rebecca si era inclinata verso Giacobbe. Ciò che diceva Rebecca a Giacobbe, Esaù, il padre, non sapeva niente. Ciò che diceva Isacco a Esaù, la moglie, non sapeva niente. E questa è una famiglia che stavano insieme, nella stessa famiglia, erano uniti,
però senza armonia. E ha causato ancora più problemi dopo. Che è successo? Che Giacobbe se ne dovette correre, scappare, perché Isacco aveva deciso di ucciderlo, di mettere fine a questo fratello, per l'inganno che aveva fatto. Non stiamo a raccontare tutta la storia. E i genitori ne soffrirono molto. Però neanche loro, come abbiamo detto prima, vivevano in armonia. La moglie deve sapere ciò che ha in mente il marito, e il marito deve sapere ciò che ha in mente la moglie. E nei confronti dei figli la stessa cosa. Non dire come alcune mamme: no, non ti preoccupare, non ti preoccupare, io non dirò niente, non devo dire niente a tuo padre, se no quello si infuria, allora zitto. E allora il figlio continua a fare le marachelle. Il padre non sa niente, lo sa solo la madre. Poi succedono le cose più gravi, la colpa è di tutte e due. Stavano insieme. Però chi segue i casi non sa che non c'era armonia fra marito e moglie. E tanto peggio con i figli. Un altro esempio, quello di Elcana. Poi c'è un altro esempio, che anche Esaù fa la stessa cosa. Anche Esaù, quando si dovette sposare, prese una cananea, e questo recò dispiacere a Isacco e a Rebecca, marito e moglie. E Elcana ha fatto lo stesso errore: invece di prendersi una moglie ne ha preso due, se non che è israelita ugualmente. E allora che è successo? Peninna aveva dei figli, Anna non aveva figli, e allora Peninna insultava Anna, e c'era tristezza, c'era pianto, c'erano lacrime in quella casa, e questo durò molto. Vogliamo leggere qualche passo in Daniele 1:6, capitolo 1, versetto 6. Dice quanto segue: or fra questi c'erano di fra i figliuoli di Giuda Daniele, Anania, Misael e Azaria. Fra questi giovani scelti dal re, che dovevano studiare le scuole babilonesi, nelle scuole babilonesi, c'erano questi quattro. Fra questi, chi erano questi? Erano altri giovani come loro, israeliti, però che vivevano in disaccordo, non vivevano in armonia con questi quattro. Perché quando andarono alla corte per studiare e vivere là, il re dava vitto e convitto, il resto di questi giovani, che erano assai, mangiavano di tutto, mentre questi quattro si sono separati, detto: noi non mangiamo ciò che mangia il re, noi mangiamo quel che mangiano i poveri, legumi, dateci legumi. E cari fratelli e sorelle, vivere nella stessa chiesa e sapere certe notizie non è bello. Questo significa che non c'è accordo nella verità, e se non c'è accordo non c'è armonia, e questo c'è fra noi. E Daniele, Azaria, Misaele e Zaccaria, questi ne soffrivano. Quando i cristiani si comportano male, a certi cristiani, coloro che amano veramente Dio ne soffrono.
E questo ce lo dice anche Giovanni nei suoi Vangeli. Fratelli, questo significa non vivere in armonia coi fratelli e con Dio. Mentre camminavano con Gesù, tutta la folla, i discepoli si mantenevano più vicino a Gesù e Gesù ha sentito di bisbigliare. C'era qualche ragionamento che non tanto andava. Quando sono giunti al posto, che si sono fermati, Gesù fa la domanda: che cosa andavate ragionando? Cosa dicevate? E loro hanno messo in risalto chi doveva essere il maggiore nel regno dei cieli. Allora uno diceva: oh, sarò io, l'altro diceva: oh, sarò io, l'altro: ah no, sarò io, e tu non serve a niente, e tu non sei bravo, e tu non hai studiato, e tu sei ignorante. E Gesù aveva sentito tutti questi discorsi. Che armonia stava tra i discepoli? C'era accordo? No. C'era disunione. C'erano note sfasate. Chi conosce la musica sa cosa significa note sfasate. In che senso? Metti la mano sulla tastiera, fai e senti un rumore. Quella non è armonia. Quella non è accordo. Stavano litigando chi doveva essere il maggiore. Mentre quando c'è l'accordo le cose cambiano. Giosuè manda 2 spie, non più 12, dopo i 40 anni, pensate. Manda 2 spie a Gerico. Tornano queste spie e fanno il loro rapporto. Cosa dicono questi? Il Signore ce li ha dati già nelle mani. Possiamo andare. Che differenza, da 12 a 2. Fratelli e sorelle, molte volte si sente dire che quando la Chiesa si unisce nei comitati, più c'è il numero e più si fanno le cose concrete. Ma è proprio vero questo? Prima di tutto, quando sono assai è più difficile mettersi d'accordo. Cosa dobbiamo fare? Oh, chi la racconta gialla, chi la racconta verde, chi la racconta in un modo, chi la racconta nell'altro? Fratelli e sorelle, ma ci rendiamo conto? In questi comitati non c'è armonia, non c'è l'accordo prima dell'armonia. Non c'è accordo. Dopo essere stati ore per prendere una decisione, poi arriva all'ultimo, rimane nel cassetto. È questo il cristianesimo che Dio vuole? È proprio questo? È proprio questo? Già il Signore ce li ha dati nelle mani, andiamo. Poi di Daniele e i tre c'è un particolare, che quando re Nabucodonosor decreta la morte dei savi, e anche questi dovevano perire, quando Daniele e questi tre compagni parlano con Arioc, il capo delle guardie, sanno la notizia, subito, la sera, subito, tutti e quattro si uniscono, vanno in ginocchio e pregano il Dio del cielo e della terra. Signore, tu ci hai liberati durante la guerra,
ci hai dato la vita. E mo non pensiamo che tu sei d'accordo se periamo senza motivo. Però come dissero i tre dopo, come tu vuoi, sia fatta la tua volontà. Daniele riceve in sogno tutti i sogni che aveva fatto Nabucco e più la spiegazione. Più la spiegazione. E cosa avviene? Questo è il risultato. Re Nabucodonosor scrive un editto. Dice: guai se qualcuno parla male dell'Iddio di Daniele, di Anania e Misael e Azaria, guai, a morte. Devi andare a morte, perché è un Dio superiore ai nostri dei. È un Dio grandissimo, fa meraviglie, rivela cose che sono immaginabili. Guai chi parla male di questo Dio onnipotente. È lui che dà il potere ai re, che lo toglie, che fa prosperare, fa abbassare. Nabucodonosor scrisse l'Evangelo e lo distribuì in tutto l'impero babilonese. Questo è il risultato di quattro uomini che erano accordati. Che da questo accordo il re ha preso l'armonia. L'armonia di questi quattro hanno catturato il re Nabucodonosor. Un comportamento straordinario. Leggiamo in Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 13-14. Tutti costoro perseveravano di pari consentimento nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e coi fratelli di lui. Qua un altro quadro, il quale mostrano l'armonia che c'era nei primi cristiani. Si riunivano nella camera alta per pregare. Si riunivano nella camera alta per pregare. E mentre essi stavano riuniti, mentre pregavano, mentre cantavano, che è successo? Lo Spirito Santo scende su di loro. E perché è avvenuto questo? Perché c'era l'armonia tra i fratelli? Perché c'era l'accordo tra i fratelli? Dove non c'è accordo, lo Spirito Santo non può scendere. Molte volte noi preghiamo e diciamo a Dio: Signore, mandaci il tuo Santo Spirito, è una giusta richiesta, non c'è da dire nulla. Però come viviamo? Come mai che questa potenza molte volte non si vede? C'è armonia tra noi e i fratelli, tra noi e Dio? Qualche volta ci illudiamo quando ci confessiamo. E diciamo: Miriam, io il Signore ce l'ho qua, però il mio comportamento dove sta? L'armonia tra me e Miriam c'è? Non c'è. Fratelli e sorelle, il Dio non ha bisogno delle nostre scene. Per niente. Il Dio vuole la realtà da noi. Vuole che dobbiamo essere sinceri.
Vuole che dobbiamo amare i fratelli sinceramente. Ancora un esempio dove c'è accordo, dove c'è il vero accordo. In Atti degli Apostoli 12 è detto che il signore re Erode aveva fatto uccidere per la spada Giacomo, fratello di Giovanni, e lui riteneva che aveva fatto una cosa ottima, era molto contento. E allora fa arrestare pure Pietro e voleva fargli fare la stessa fine. Fu preso Pietro, fu messo in carcere, legato polsi e piedi ai ceppi, con 16 guardie, non uno o due, ma 16, perché Pietro non se ne poteva scappare. Il giorno dopo doveva fare gran festa in paese per la morte di Pietro. E questo mi tocca il cuore. I fratelli non erano andati a dormire, erano riuniti e hanno pregato tutta la notte. Ecco l'armonia, ecco l'accordo. Questi fratelli volevano bene a Pietro, sinceramente, non con parole, ma con fatti. Tutta la notte a pregare. Non si stancavano. Qual è stato il risultato di questo accordo, di questa armonia? Un angelo arriva al carcere, illumina tutto il carcere. Ma non fa solo questo, spezza tutte le catene. I soldati li fa addormentare, forse aveva lo spray come usano i ladri che fanno addormentare i padroni per andare in casa e rubare. Allora l'angelo ha buttato un po' di spray e le guardie si sono tutte addormentate. Va Pietro e dice: Pietro, non ti far male. Pietro, svegliati, stava dormendo Pietro. Pietro aveva una fiducia in Dio tremenda. Quando era giovane non tanto, ma poi che è fatto più anziano, talmente si era avvicinato al Signore. Era convinto che come andava, era col Signore, stava col Signore. Pietro, svegliati! Ancora dormendo, sai. Pietro non ha visto né la luce e nessuno. Dice, sveglia, metti i calzari, legati le scarpe, vestiti, andiamo, prendi il mantello. E se ne escono. Una bella esperienza, meravigliosa. Vanno per prendere Pietro, Pietro stava nel tempio la mattina a predicare. Questo è il risultato di quando la Chiesa vive in accordo. Ma la Chiesa deve vivere in accordo nei punti dottrinali. Fratelli e sorelle, nei punti dottrinali la Chiesa deve essere d'accordo. Se noi leggiamo altri passi che non li ho segnati, dice che la Chiesa era assidua alle riunioni, era precisa. Tutti avevano il desiderio di ascoltare, di imparare. E quando andavano alle riunioni, lo sentivano dentro questo desiderio di partecipare. E questo fattore, lo sapete come li facevo comportare? Che erano tutti presenti.
erano tutti presenti. Chi aveva bambini piccoli, chi aveva bambini grandi, i vecchi, i giovani, tutti erano presenti, erano tutti un animo, avevano un solo cuore, un solo pensare, un solo udire, erano d'accordo nella verità. Ecco perché il Signore li benediceva continuamente. Il numero dei credenti aumentava. Questo passo lo vogliamo leggere in Giacomo 5, sono passi che conosciamo molto bene. Giacomo 5, versetti 13 fino a 16. Da 13 a 16. C'è fra voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Salmeggi. C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della chiesa e preghino essi su lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. E se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati, rimessi. Confessate dunque i falli gli uni gli altri e pregate gli uni per gli altri, onde siate guariti. Molto può la preghiera fatta dal giusto con fede. Molto può. Questo è un altro tasto dolente. C'è un fratello ammalato, si dice in chiesa, quel fratello è ammalato, quella sorella non sta bene, preghiamo per lei. Se poi qualcuno vuol dare un colpo di telefono, è una cosa buona. Qua Giacomo ci dice: prega a casa tua, però non dimenticare di andarla a trovare e di pregare anche con l'ammalato. Valla a trovare. E se c'è qualcosa di grave, chiami gli anziani e che tutti preghino e che si unga con olio. Ci sono queste visite a senso unico. Ci sono anche dei fratelli che sono contenti quando li vai a trovare, però rimane là. Fratelli e sorelle, è giusto pregare in chiesa per gli ammalati, e perché no? È giusto pregare a casa per gli ammalati, ma è ancora più giusto andarli a trovare e pregare con loro. E se questo ammalato ha la possibilità di cantare, vuole innalzare una lode a Dio, fallo! Fallo! Vedi che questo ammalato si sentirà sollevato. Sentirà che la mano di Dio l'ha toccato. Questo è il volere di Dio. Questo significa vivere nell'accordo, vivere l'armonia. Fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di essere accordati. Abbiamo bisogno che viviamo in armonia. Se non viviamo in armonia qua, Apocalisse 15, da 2 e 4, prima parte. E vidi come un mare di vetro e di fuoco, e quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome, i quali stavano in piedi
sul mare di vetro, avendo delle arpe di Dio, e cantavano il cantico di Mosè, servitore di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente, giuste e verace sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore? Chi non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo, tu solo sei santo. Fratelli e sorelle, se abbiamo questo desiderio nel nostro cuore di stare insieme a quella folla sul mar di vetro, dobbiamo chiedere a Dio di aiutarci per vivere una vita accordata, per vivere in armonia, sapendo che noi siamo l'ultima chiesa, e Gesù ce lo fa sapere che noi siamo l'ultima chiesa, è una chiesa malata. Noi abbiamo bisogno di gridare a Dio: aiutaci, aiutaci, mandaci la potenza del tuo spirito, cioè che cambiamo movimento, che siano movimenti giusti, santi, buoni, accettevoli a te. Amen. Noi danzeremo perché Gesù un giorno tornerà da noi. Alle porte è il Signore più vicino a noi. E da lontano ci vedrai con le bandiere, noi verremo per sempre, lodi sentirai.